queste sono le scarpine di Cenerentola, le famose scarpine di Cenerentola, grazie alle quali, come voi sapete, il principe innamorato poté ritrovare la fanciulla incognita che al ballo di corte si era involata dalle sue braccia allo scoccare della mezzanotte. Noi tutti sappiamo come il principe si invaghì di Cenerentola perché era la fanciulla dai piedi più piccoli di tutto il reame. E la sposò facendo di lei la più amata e la più ammirata delle principesse. Principessa dei miei stivali, mi amate voi principessa, una donnicciola che invece di attendere ai doveri del suo nobile grado passa le giornate a far frittelle, a rimestar casseruole e a lucidar pavimenti? Sfido, è stata allevata in una cucina. Quale onta per l'onore della nostra schiatta. Compatitela, maestà. Voi sapete che la povera Cenerentola è stata per 15 anni sequestrata in cucina dalla cattiveria della matrigna e delle sorellastre. A forza di vivere vicino ai fornelli, si sa, ha preso le abitudini che voi deplorate. Ma col tempo si modificheranno i suoi gusti. Gusti da squattera. Tua moglie, la moglie di nostro figlio. Che all'eletta compagnia dei gentiluomini e delle gentildonne di corte preferisce quella del basso personale di servizio. Ma in quel momento apparve la fata e con la sua bacchetta magica trasforma il cetriolo in berlina, i topi in cocchieri e le lucertole in balletti. Così ho potuto presentarmi al ballo di corte tra l'ammirazione di tutti e specialmente del principe mio signore. Il fuoco ai fagiani! Cenerentola, la principessa Cenerentola sbuccia le cipolle. Le cipolle? Le cipolle. Le cipolle. Le cipolle! È una calunnia, erano piselli. Cipolle, abbiamo visto noi, abbiamo annusato noi. Maestà, la staffetta dell'ambasciatore del re di Cornucopia, il bellissimo Cecè, chiede di essere ammessa alla vostra reale presenza. Che passi, che passi. Voi restate, voi andate. Passi la staffetta. Passi la staffetta, corpo d'un cane. Cane in guardaroba. Questo non è un cane. Cos'è? Un bassotto. Allora? Cara maestà, come si va? Oh, la riverenza! Più giù! Più giù! Che cosa ci manda dire l'ambasciatore del re di Cornucopia? Il bellissimo Cecè vi sollecita d'urgenza un'oretta o due d'udienza per incarico del re. Lo attendiamo fra un'ora e 35 minuti. Grazie mille e tanti saluti. Non sbaglio mai nei miei presentimenti. Credi che ce lo dirà. Eccolo.
Ditemi, signor Bonaventura, che viene a fare tra poco l'ambasciatore del re di Cornucopia? È un segreto di Stato che mi è stato affidato. E non potete dirlo neanche a noi, che siamo le amate sorelle della principessa Cenerentola? Allora, in confidenza, viene con l'incombenza di chiedere la mano per conto del sovrano... Mia! Ma di quella che è più bella. Correte dalla principessa vostra moglie. Ahimè. E ditele che indossi subito l'abito di raso con lo strascico, quello delle grandi occasioni. Sì, padre. E che si lavi la faccia. Sì, madre. E che metta le scarpine famose, quelle della fata. Sì, sì. E non intervenga la cerimonia col solito puzzo di soffritto. Sì, maestà. Arsi o condannate le regali sculacciate. Insomma, ricordati di essere principessa e la principessa comportati. Non dubitate, mio principe, so quali sono i miei doveri. Scarpine, corri a prendere le scarpine della fata. Subito, principessa. Il re vuole assolutamente che le metta, guai se non gli obbedissi. Vado a prenderle. Chiamarmi Barbareccio se questo non è il momento buono. A corte arriva un ambasciatore, ci sarà festa! E noi, approfittando della confusione... Capiamo, Cenerentola! Così il principe per riaverla ci darà un sacco! Di legnate! Di scudi d'oro! Ti dico che saranno legnate! Siamo le solite, hai paura! Vieni, prendi una di queste! Cos'è? Pillole d'eroismo! Dopo averne presa una, ti sentirai un leone. Ah, che porcheria! Preferisco un boccale di vino. Dai qua, possono sempre servire. No, tu non hai bisogno. Va piuttosto a preparare i cavalli. E finiscilo di bere, sei pieno di vino come un odore. Riferite al vostro re che ad attendere qui sta il bellissimo Cecè, primo premio di beltà. Ma insomma, viene o non viene? Col trallarillallero, è arrivato l'ambasciatore col trallarillallà. Ma
ricordo il mio favore, benevolo ed intero, mi può commendatore in segno d'amistà. Al nobile signore, la prode tuo studiero, salute e buon umore, quattrini in quantità. Contralla l'inno nero, contralla l'inno nero, contralla l'inno nero, contralla l'inno là. O farbacco, chi ha osato intervenire al reale ricevimento in ciabatte? Chi è stato? Io, maestro. Perché non avete messo le vostre scarpine? Non mi entrano più. Stelle del firmamento, le scarpine patate sono diventate strette. Per mille polpette. Facciamo la prova. Maestà. Tacete! Voi l'avete sposata ed ella è diventata principessa perché aveva il piedino più piccolo del regno. Fate la prova! Più, che sia finita. Cenerentola non fa più parte della nostra famiglia. E così sia. Ben visto. Ben fatto. Che sia cacciata dalla corte e messa al bando del regno. Eseguite il mio ordine. Eseguite. Tigre. Eseguite, ho detto. Vi scongiuro. Cenerentola. Non vi disturbate. Mio signore. Non so. Via di qui, lontano. In qualunque altro posto. Ma solo. Solo. Vengo con te. Attenti al mio segnale, fra poco farebbe il colpo.
Quella scommetto è la sala delle feste. Se la spassano lassù, signori. Si prosegue all'udienza. Udienza un corno? E questo è il modo di trattare una principessa? Signor ambasciatore. L'ossequienza, l'ossequienza. La prudenza, la prudenza. Io difenderò la principessa che avete scacciata. Io solo, contro tutti. Arrestate il fellone. Arrestatelo all'istante. Il protocollo, non si danno le spalle al re dietro. Re. Ma che protocollo? Non vedete che ve li fate scappare? Arrestateli, ho detto. E aspettate, saltategli addosso. Saltategli addosso, ho detto. Tappiamo. Ma cosa fanno quegli imbecilli? Giocano a saltamontone. Dite loro di inseguire quei due. Basta con i giochi! D'ordine del re, inseguite i fuggitivi! Perdici, li seguono senza armi! Correte con me! Ehi, laggiù! Avete dimenticato le alabarde! Buttatecele giù! Butta! Se ci fossi qui la fata, la mia buona fata con la sua bacchetta magica. Gamba moscia, va a vedere chi c'è. Se anche voi partiste con me alla ricerca di Cenerentola, il re vostro padre ci manderebbe un intero esercito ad inseguirci. Lasciate che parta io solo e ve la riporterò. Siete un coraggioso cavaliere. Se mi riportate a Cenerentola sana e salva, vi coprirò d'oro, bellissimo Cecè. Non voglio oro. Mi basterà l'onore della buona azione compiuta. Grazie. Prego. Ecco, contiene le scarpette fatate di Cenerentola. Vi serviranno per farvi riconoscere da lei come suo amico. Addio, mio prote.
Se riusciamo a rapire Cenerentola, una volta che diventiamo ricchi. Se riusciamo. Riusciremo. E il principe pagherà qualunque somma per riaverla. È tutto quello che ho ascoltato. Non c'è tempo da perdere, allora. E chi è questo intrigante maledetto? Il bellissimo Cece. Oh, lo conosco. Arriveremo prima di lui. E se poi lo dovessimo incontrare, morirà di paura. Vi informo di due cose, mio signore. Primo, non tocco cibo da più ore. Secondo, qualche cosa bolle in pentola. Cioè? Barbariccio vorrà rapire Cenerentola! Certamente sarà stata la mia buona fatta. Guarda! Che buon odore che sta polenta. Mangiamola. Vuoi vedere che dopo non mi toccherà nemmeno lavare i piatti? Buona, signore. E noi non ci sentiamo di continuare così. Parlo a nome di tutti. Come spolverava bene. Era un piacere aiutarla. Ogni volta che c'è un fagiolo da imbottire. Un'oca da partire. È una gran tristezza senza di lei. Insomma, vi licenziate? Sì. E il re e la regina, li lasciate soli. Non sono soli. Sono coi loro rimorsi. Thank you.
Chissà chi cucinerà adesso. Io no. Lo spero, vorrei vivere a lungo. Ad ogni modo, in questo momento Cenerentola starà peggio di noi. Aiutami a sfondare questa porta. Buonaventura. Prendi Pasqualina. Oh. Hai ragione. Non è educazione sbadigliare senza mettere la mano. Non è per questo, è che... Senti? Che c'è? Sono Buonaventura un altro. Mandati dal re. Forse per arrestarci. E mandarci in prigione. Dobbiamo fuggire. Mamma mia, e come? Sveglia, dormignone. Senti niente? Sì, signore. Di polenta un vago odore. Guardiamo di là. Beh, qui. La principessa è qui. Buonaventura. Con le nostre cavalli. Si fa adesso? Montiamo tutte e tre su un cavallo. Non andremo molto lontano. Tiriamo questa moneta testa o croce per vedere chi di noi continuerà l'inseguimento da solo. Sì, e chi vince fra voi due tira con me. Sta bene. Croce. E allora? Ti sei presa la moneta a volo e te la sei messa in tasca. Io sono un ladro onesto.
Tu hai fatto finta di lanciarla e te la sei tenuta. È finitela di litigare adesso. Sì, padrone. Chissà dove sarà adesso la mia Cenerentola. Chissà che cosa farà adesso il mio principe. Andiamocene subito. Lasciami riposare ancora un poco, Pasqualino. Non ce la faccio più. Oh, peccato. Stavamo così bene nella nostra casetta fatata. Ci avrei allevato le occhi. Pasqualino, se il re mi fa prendere per farmi morire, quando mi chiederanno il mio ultimo desiderio, dirò che ti dia una casetta tutta per te, con tante oche. Senza di te, principessa, nessuna oca potrebbe consolarmi. E se invece il re mi perdonerà, allora io ti aiuterò sempre a lavare i piatti. E io ti aiuterò a fare la principessa, visto che non la sai fare. Povero vecchino con tutto quel peso. Che cosa possiamo fare per voi, nonnetta? Che siete così buone, colombelle mie, aiutatemi a portare quella fascina alla casa del mio padrone. Non è lontano, no? Sono così debole, non mi abbandonate. Il mio padrone qui accanto, buono, vi compenserà. Vi darà tutto quello che volete. Va bene, vi accompagniamo. Grazie, carina. Sofia, lo sai che quando ho mal di denti non posso mangiare bistecche. Ah, poco male, te ne farò polpette. Polpette, sempre polpette. Non mi piacciono le polpette. E poi, sono magrine. Ti metterò a ingrassare nella stia. Ah sì, questo sì. Sì. Vai a nasconderla al solito posto. Ah,
pezzi d'oro. Vieni. Liberateci, signor Orco, non abbiamo fatto nulla di male. Su, mangiate. E ricordatevi che se non ingrassate vi faccio in spezzatino, se invece ingrassate allora arrosto, belle intere, intere. Silenzio, pettegole. Principe, c'è qui un uomo che ha portato questo. Dove l'avete trovato? Lontano di qui, in un bosco. Era per terra, ma siccome c'è sopra lo stemma reale, ho pensato... Il suo vestito, strappato. Certamente è rimasta vittima di un'aggressione. Forse è morta. Morta? Ma io non volevo questo. Ma neanch'io, te lo giuro. Bevete questo, maestà. Sono giorni e giorni che non mangiate niente. Sfido, cucinate voi. Ma questo brodino è fatto con tutte le regole. Oh, un brodino. Ah! Volete avvelenarmi? Perdono, maestà. Perdono, maestà. Perdono. Cenerentola. È tornata. Dov'è? È morta. Cosa? Morta. È tutto per colpa nostra. No. Per colpa nostra. Non ci fanno più male i denti. Non ci uccidete. Se avete fame, vi posso condire una bella insalatina. Stampo, fermo! Mica ti scappano le pollastrelle. Guardami anche più l'ombra di un gonfiore. Ah, i miei denti. Ecco perché non ti facevano più male. E adesso che cosa me ne faccio di queste qui? Ci dovrai rinunciare. A meno che non andiamo subito in città a farti mettere una bella dentiera. Una dentiera? Una bella dentiera moderna. Ottima idea! Una doppia dentiera, speriamo. Non piangete nella nostra assenza, carine. Le lacrime fanno dimagrire. Ora chiudo. Eh?
nessuna traccia di Cenerentola. Tornate questa notte a interrogare le stelle, mio principe. Sanno tutto le stelle. Sentite adesso, maestà? Un po' peggio. Grazie, dottore. Vedete questo, maestà? Al dottore. Ma è per voi? Al dottore, ho detto. Mi sentite adesso, dottore? Un po' peggio, grazie, maestà. È inutile, non impareremo mai. Non importa, è la nostra punizione. Su! Presto! Più presto! Il lettore! Non è una cosa da nulla, signora. Sono 64 denti. Quanti ne mancano? Un canino. Meno male. Ehi! Bene. Aspetta. Principessa, io sono qui come amico. Vengo appunto per liberarvi e ricondurvi a corte dove il principe vi attende a braccia aperte. Pasqualina! Ci vorrebbe la chiave! Di là! La nascosta di là! Sbrigati! Dunque... il principe mi ama sempre. Ve lo dirà lui stesso. È questa? Ma no, più grossa! Più grossa! Vai, Barbareccia! Barbareccia il bandito! Lui, proprio lui, vorrà rapirti! Presto, la chiave! È questa? Più grossa! Il bellissimo Cecè. Chiunque sia, regolo io i suoi conti. Meglio così.
attacco però col massimo piacere. Grazie, mia... Sguattera. Mia nobile sguattera. Padrone, che ne faccio di questo galinazzo? Dammi una mano. Presto, mettiamolo in gabbia. Sì, sì, in gabbia, in gabbia. Presto, corriamo alla rete. Non si venga l'osco. Un momento. Saluti a casa e buon divertimento. Su, presto! Troppo tardi, ecco che tornano! Fuggiamo allora! È inutile, non la scopo patata! Resta te! Io? Perché? Io devo condurre in salvo la principessa. Tu intanto trattieni l'orco, ma con diplomazia. Ma... ci raggiungerai dopo, con il cavallo di Barbariccia. Ci aspettiamo nella foresta degli alberi quadri. Però... fallo per lei. Per me. Resta. Grazie. Sei un valoroso. Andiamo noi. Non lo far scappare! Che gatta da pelare! La porta è aperta! Qualcuno è entrato! Oppure qualcuno è uscito! Hanno lasciato al posto delle due polastrelle. Esagerato. Chi
parlare! Qualcuno là fuori! Ah! Thank you.
Mi vanno bene. Pasqualina, mi vanno bene. Le vanno bene, le scarpine le vanno bene. Torni al tuo castello, Marcondino di Nondello, ti perdona sua maestà, Marcondino di Nondà. Ritorniamo il tornello, Marcondino di Nondello, per la tua felicità, Marcondino di Nondà, Marcondino di Nondà, Marcondino di Nondà. Cenerentola ritorna, maestà, pietà per lei. Ritorna, Cenerentola ritorna, Cenerentola ritorna, Cenerentola ritorna. Ritorna, 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 Cenerentola ritorna. Ritorna, 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 ritorna. Il protocollo, Altezza. Avanzatevi, principessa. Thank you.
più speranza. La scienza non può nulla. Solo un'opera magica, forse. Ci vorrebbe la fata. La buona fata di Cenerentola. Sì, io posso ancora salvare Cenerentola. Per questo bisogna che ella beva un sorso dell'acqua della resurrezione che sgorga sulla vetta della montagna della fatalità. Ma il mio potere, lo sapete, dura sino a mezzanotte. Se prima dello scoccare dell'ultimo tocco delle 12 non ha bevuto quest'acqua, sarà per sempre perduta. Dov'è la montagna della fatalità? Laggiù, lontanissima. Vado io. Ma è già mezzogiorno. Come potrai tornare prima di mezzanotte? Tornerò. Questa volta salverò io Cenerentola. Va, figliuolo. Va. Alle 6 di sera farà tempo il principe, ma
Grazie, maestà.